oggi è il 21° giorno, è il primo mese, è il 12° anno, la seconda decennia, è il primo secolo, è il terzo millennio, e siamo a San Gimignano in Italia, in Europa, come avrebbe detto Alighiero Poetti. Sì, dunque la domanda sul curating. Io penso che infatti niente non ha mai davvero cambiato, nel senso che per me dall'inizio è un dialogo, diciamo, molto inteso, quotidiano che ho con artisti e esce di questo dialogo la necessità talvolta di fare delle mostre, talvolta di fare dei libri o altri progetti, no? E questo non ha mai cambiato. La cosa che ha cambiato è certamente la nozione che il curating nella società 20 anni fa è stata una cosa molto sconosciuta, una nozione, una parola, una professione che si conosceva soltanto nel mondo dell'arte, fra esperti, e che quando ho detto ai miei genitori e diciamo, alla famiglia, agli amici di università, che io vorrei in un certo senso avere questo lavoro di curatore, pensavano che è una professione medicale, in un certo senso, a questa epoca, no? Perché la parola non era usata, no? Frequentemente. E oggi, 20 anni dopo, è sicuramente una delle parole le più utilizzate perché c'è una curva, diciamo, di crescita esponenziale dell'uso della nozione di curatore su internet, per esempio. Sito di internet sono curate, blog sono curate, e l'utilizzazione è la più diversa possibile. Mentre rimane una professione evidentemente specializzata nel mondo dell'arte. La cosa che è interessante è che c'è un'amnesia e che la storia della mostra, la storia del curating, non è una storia di oggetti, no? Sono molto spesso constellazioni fragili che sono limitate nel tempo, perché una mostra va talvolta un mese, 2 mesi e dopo si dissolve. Dunque, per questa ragione, cosa rimane? Rimangono qualche foto, rimane evidentemente la memoria e rimangono l'archivio su queste mostre, ma c'è un forte rischio di amnesia. E la cosa che mi ha molto colpito è perché venendo, diciamo, del dialogo con gli artisti, ho cominciato a organizzare delle mostre nella mia cucina nel 91, dove c'era una mostra per 3 mesi con Fish Levi's, con altri artisti, con Christian Boltanski, Richard Wentworth. E questa mostra aveva per 3 mesi 29 visitatori, dunque era abbastanza, diciamo, intima, però era una mostra che è diventata un rumore, no? Ha viaggiato attraverso il rumore. E dopo questo ho fatto una mostra al Nietzsche Haus di Sils-Maria con Gerhard Richter, sempre nelle montagne svizzere. Quando sono arrivato a Parigi ho fatto una mostra nella mia camera di hotel. Questo è anche interessante perché siamo qui nella lobby di un hotel, per me l'hotel è diventato a questo momento luogo per una mostra. Perché una mostra sempre ne nasconde un'altra. Dunque, la mostra nel frigorifero faceva parte della mostra di cucina. E nella cucina Hans-Peter Fehrmann, l'artista di Düsseldorf, diceva che voleva piuttosto esporre nel frigorifero che nella cucina. E così ha mostrato questi uovi in marmo e altri frammenti nel frigorifero. È stata una specie di. E l'idea della. Così mi è saltato in mente l'idea della matrushka russa, no? Negli anni 80 ho fatto un grand tour, ho viaggiato soprattutto in treni di notte, ho fatto ricerche. Dopo, negli anni 90, sono stato nomado, curatore indipendente, e ho viaggiato 300-350 giorni l'anno. E dopo, a partire da 2000 ho realizzato che infatti sarà necessario anche di avere una base dove si può avere un feedback, no? E a questo momento ho cominciato a lavorare più permanente nel Museo d'Arte Moderna della città di Parigi e adesso dal 2006 come co-direttore della Serpentine Galleria di Londra. E dunque si può dire che infatti a partire dal 2000 in poi, negli 11-12 anni scorsi, ho avuto un orario di ufficio, nella settimana un ufficio, una stabile, diciamo, professione di organizzare delle mostre in un museo dove c'è anche una sostenibilità dell'attività, perché vuol dire che c'è un feedback, perché altrimenti si mette una mostra e si va nella prossima città e non si ha mai una reazione, no? Dunque si aveva questa idea di avere una specie di feedback in un luogo, però ho realizzato che se faccio soltanto questo si perde
tutto l'aspetto della ricerca. Dunque, io ho deciso a partire dal 2000 di fare 52 viaggi, perché oggi siamo un sabato, sono a San Gimignano, domani sono a Monaco di Baviera. Voglio dire, ogni weekend faccio le mie ricerche, faccio progetti all'estero, e così continuano i 52 Sì, perché ricerche. Nella così. settimana io d'abitudine sono a Londra e lavoro sui programmi, diciamo, e sull'attività che ho come co-direttore della Serpentine. E la sera lavora sui miei libri, perché anche la cosa che è interessante è che al momento del 2000 in poi, quando mi sono smesso a viaggiare durante la settimana e ho cominciato a essere davvero in una città, a Parigi o a Londra più permanente, si sono molto moltiplicati i libri, perché c'era molto più tempo di lavorare sui libri, molto più concentrazione di lavorare sui libri. Dunque, la tua domanda, la cosa che è interessante è perché include un po' questo aspetto di sperimentare col tempo, no? E a me mi ha sempre molto interessato che in diversi periodi nella vita si può sperimentare in un modo diverso col tempo, e questo è per il momento il modo che l'ho fatto a partire dal 2000. In un'altra fase, più tardi nella vita, ci sarà un altro esperimento col tempo. Noi negli anni 90 c'era un altro esperimento col tempo. La cosa che ha cambiato, perché questo ci porta indietro alla tua prima domanda, no? Su cos'è il curating oggi e come eventualmente ha cambiato. E certamente che viviamo in un momento di globalizzazione estrema, non è il primo momento di globalizzazione che c'è nel mondo, perché abbiamo già con precedenti secoli abbiamo momenti di globalizzazione, però è probabilmente o certamente il momento il più estremo di globalizzazione, e violente l'attuale globalizzazione, e questo evidentemente anche affetta il mondo dell'arte, affetta il professore e il curatore. Dunque, qui per me entra la figura di Edouard Glissant, un autore che purtroppo è ancora molto poco tradotto in Italia. C'è grande urgenza che editori italiani traducano Glissant, perché Glissant è morto l'anno scorso, nel 2011. Era il grande filosofo, poeta di Martinique, che ha sviluppato concetti come la creolizzazione, l'archipelago, però anche questa idea della mondialité. La mondialité di Glissant sarebbe un metodo, o è un metodo, come possiamo negoziare, possiamo in un certo senso funzionare in questo mondo di estrema globalizzazione, senza perdere il filo, perché dice Clisson che il rischio che c'è è che infatti la globalizzazione aumenta le forze omogenizzanti e fa sparire le differenze. Clisson dice che se, come risposta a questo, ci ritiriamo e non entriamo in dialoghi globali, questo è una difensiva reazione che ci fa perdere tutto il potenziale enorme che c'è oggi, no? Anche con internet, tutto il potenziale oggi che c'è davvero per un dialogo globale. Se entriamo in questo dialogo globale in un modo non critico, rischiamo di giocare con le forze omogeneizzanti e di perdere le differenze. Dunque, tutte queste non sono soluzioni. Lui dice c'è un terzo cammino, c'è questa possibilità di entrare in dialoghi globali, di partecipare, però in un modo come produce differenze, no? Sempre pensando anche a delle differenze locali, eccetera. E questo per me è diventato una specie di metodo del mio lavoro, no? Dunque, io penso che Tarkovsky dice che abbiamo sempre bisogno di rituali, e nella nostra società, diciamo, attuale, contemporanea, mancano i rituali. Tarkovsky ci incoraggia a inventare ogni giorno i nostri rituali personali, e per me il mio rituale, ho diversi rituali. Un rituale è di comprare un libro ogni giorno. Io, qualsiasi luogo sono nel mondo, sempre compro un libro. Però il rituale principale è che ogni mattina, quando mi sveglio verso le 5 o le 6, perché mi sveglio molto presto, leggo 15 minuti di Edouard Glissant. Per me è stato una specie di toolbox per rispondere a questa domanda: cos'è infatti il curating nella società attuale?